Benvenuti sul canale di Gamercode, qui è King Evolution 61 e riprendiamo da dove ci siamo lasciati nello scorso episodio con la nostra Phoenix che era morta in malo modo e basta, vai, ok, era morta affogata in malo modo. Dai che ce la fa, perfetto. E ora andiamo al tempio di Apollo. Però ho visto che ci stanno queste creature. No, così. No, no. Ok. Vediamo se ce la facciamo a prendere al volo. Tac. Liscio. Preso. No, non provare ad attaccarci. No, no. Ok. Però se vieni qui. Bravissimo. Anzi, bravissima. Morta? No. Vediamo se. Ok. L'abbiamo presa giusto giusto all'ala. Eccoci qui al tempio di Apollo. Facciamo uno scattino. Fenix vide che i servi di Tifone avevano circondato lo sconosciuto lasciandolo senza vie di fuga. Sarebbe stata la sua più grande battaglia. Oh, spero che lo sconosciuto muoia. Ce la facciamo a fare una cosa stealth? No! Piano, 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 piano. Ok. Vabbè, cerco di toglierli prima questi, poi. No! Olè. Teniamo sempre d'occhio alla gorgona. Piano. Olè. No! Benissimo. Ah, c'è fuoco amico pure per i nemici. Buono. Dai, dai. Un altro fuoco. Perfetto. No, ok. Vai, con cattiveria. Dai, Phoenix. Piano. Vabbè, un colpo pure a te te lo do. Ah, benissimo, tutti insieme. Eh no, bloccato. Dai. Dai, che pure questo è morto. Piano. Avevo schivato però. Vabbè. Dai. Dai. Così. Vai, Phoenix. Schiva, schiva. Ah, ok, l'abbiamo interrotto l'attacco. Perfetto. Siamo stati un po' dei polli, però ce l'abbiamo fatta. E non scappare sempre, È buon uomo. finita! Puoi uscire! No, grazie! Sto bene qui! Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Se avessi voluto farti del male, avrei potuto semplicemente venire a colpirti. Diglielo. È vero. Quindi, ora vado. Phoenix. Che nome singolare! Grazie dell'aiuto, Phoenix. Bei bracciali. Grazie, sto andando al tempio di Apollo a parlare con l'oracolo. Anch'io! È proprio laggiù. Oh, fantastico! Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dovremmo andare insieme. Ehi, che fine hai fatto? Ci ha preso qualcosa. I miei parabraccia! Ah, oh, dannato ladruncolo! Io ti ho salvato! Fare bene non sta bene, recita un vecchio adagio. Olè. Allora. So come ti senti, ragazza. Fai tutto il possibile per loro e poi ti tradiscono. Che brutto mondo. Allora. Freccia incendiaria, scocca la freccia attraverso una fiamma per incendiare. Va bene. Olè. Che Che roba abbiamo. è? Chi ha progettato quell'ingresso? Un artista circense? Un prestigiatore? Non lo so. Non sono meravigliosi i mortali? Questo blocco non lo possiamo ancora muovere. Dobbiamo andare sicuramente avanti. Andiamo nella nebbia, stile Dark Souls. Vieni avanti.
alla luce. I misteri che ho da offrire sono infiniti come granelli di sabbia sparsi sul terreno. Qual è la tua domanda? Oh, saggio oracolo, come posso annullare la maledizione e far tornare tutti umani? Wow, questa sì che... questa sì che è una bella domanda, non lo so. È un vero mistero. E allora come posso riavere i parabraccia che mi sono stati rubati? Ah, un altro mistero. Sì, per questo sono qui, dall'oracolo. Oh, ma certo. Beh, a questo proposito, io sono solo il sacerdote, l'oracolo si è trasformato in pietra, ma questo fumo è diverso. Secondo te la sabbia si chiama così perché chi ce l'ha attaccata addosso si arrabbia? Non ho capito. Hai visto un piccoletto con i capelli biondi? No? Me ne vado. Che cosa c'è? Hai detto di volertene andare, ma sei ancora qui. E che a cacciare? Mio fratello è stato trasformato in pietra e non posso salvarlo. Ho aiutato una persona e mi ha derubato. E tu non sai fare altro che ridere. Wow, è tutto giusto. Sei tu un oracolo. Oh, oh, mentre vai, mi prendi qualcosa, perché sto morendo di fame! Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili. Una montagna, incoronata con capelli fluenti, è così che vincerai. Il mostro si trascina, affamato di peccati immortali. Il vero eroe li possiede tutti, rubati alle fauci della bestia. Con l'aiuto del messaggero alato, l'eroe attacca e ben presto li riporta tutti indietro. Una perla in acque agitate, accesi i fuochi della cucina, convinto una giovane saggia creatura, un pizzico di astuzia. Primogenito di Teti, padre rovesciato, eroe del cielo, è arrivato il momento di tornare a casa. Wow! Questa sì che è una profezia. Trovi? Beh, d'altra parte, sono un vero professionista in profezie. Un profezionista, capita? È spumeggiante. Fermo! Ladro! Riprenditi i tuoi bracciali. Ti serviranno dove stai andando. Vieni con me. No! Senti, mi dispiace di averteli rubati. Io lo faccio senza accorgermene, è una specie di malattia. Quindi, Kleptomane. A posto? Neanche per sogno. Mi serviva un'offerta per l'oracolo. Pensavo non contassi nulla e la tua faccia non mi piaceva. Lasciamoci tutto alle spalle. Dobbiamo andare. È così carina la nostra protagonista. Che cacchio. Non abbiamo molto tempo. Lui arriverà presto. Ma chi? Ho proprio il biglietto che ti serve per raggiungere la terraferma. Ma dove sono le ali? Queste? Chi è il ladro adesso? Frena l'entusiasmo. Non puoi ancora volare. Devi trovare l'altro pezzo. Che intendi con volare? Concentrati. Poi ci serve un vaso rubato a Eolo. È lì dentro? Io comincio i preparativi. Ci vediamo con il vaso in cima all'osservatorio. Io... non capisco. Sei in grave pericolo. Lascia che ti aiuti. Ok, ma a proposito di quello che hai detto prima... E sei sparito. Ok, bene. Devo capire come superare quella barriera. Vabbè, penso che ora funzioni... Esatto. Ok. Qua. E ci buttiamo all'arrembaggio.
Rieccoci. Sempre con stile. Il labirintico percorso davanti a Phoenix sembrava scoraggiante, ma la luce di infinite stelle era lì a mostrare la via. Sì. Che ci dai? Allora, qua probabilmente va una cosa leggera, quindi vediamo così. Qua ci mettiamo questo e l'amico. No, no, così, bravissima. E questo. Perfetto. Andiamo avanti. Mo, proprio per il rotto della cuffia l'abbiamo ecco dove superato. Le navi da carico. Sì. Questo lo mettiamo qua. E questo non lo alza, troppo pesante, giustamente. E questo lo mettiamo qua. Olè. Andiamo avanti. Fai così. Fai così. Riprendiamo un po' di stamina. Olè. Olè. Ah. Aspetta, 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 aspetta. Olè. Aspetta, aspetta, aspetta. Bravissimo. Naia. Piano. Piano. Ok. Aspetta, rimanete così. Così vi prendo tutte e due contemporaneamente. Vai. Bravissimo. A tempo abbiamo schivato. Uno se n'è andato. Olè. Vai con cattiveria. Occhio che la colonna ci impallina. Quindi quando noi attacchiamo durante un loro attacco li blocchiamo bene. Più lontano di molti altri. Non temere. Sto arrivando ad accoglierti. E che ti credevi? Noi siamo toste. Allora. Che cos'è? Ah, le cure. Bene così. Ah, là c'è uno scrigno, ma vediamo come arrivarci. Vediamo. Perfetto. Olè. Piano. Oh, siamo arrivati proprio lì lì. Ce la faccio? Vediamo. Pelo pelo ce l'abbiamo fatta. Olè. No. 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 Piano. Fe. Con calma. Ok. Vai qua. Alla grande. Apri. Abbiamo trovato l'elmo. Che ci dà quest'elmo? Allora, qua abbiamo la nostra unica spada. Sì. Qua abbiamo la nostra ascia. L'unico arco che per ora noi disponiamo. Le ali. Ok. Vediamo qui. Ci mettiamo quest'elmo che ci dà 10 danni con l'ascia. Va bene. Equipaggia. Però lo toglierei. Perfetto. Poi andremo a vedere pure tutte queste cose. Pozioni e cose varie. Va bene. Allora, mo con calma. Rifacciamo la strada di prima senza avere tutti quei problemi però. Perfetto. Piano. Vai così. Olè, la grande. Allora, questo ora dobbiamo metterlo qui. Questo è leggero, lo riusciamo a tenere su con pochissimo sforzo. Perfetto. Qui c'è per caso un'altra cosa che ci perdiamo. Sì. No, bugia, quello è la parte iniziale. Quella è la parte iniziale, quindi andiamo. Sì.
Ole. Allora, che dobbiamo fare? Ah, questi li dobbiamo portare lì. Un po' stile Breath of the Wild. Olè. Stessa cosa dobbiamo fare qua, giusto? Ok. Però magari se mi metto già qui, lo prendiamo? Sì. Vieni, 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 vieni. No, vieni qua, perfetto. Olè. Stanno qualche... stanno strade... no? Ok, quindi andiamo dritti. Ok, prendiamo un po' di fiato. Perfetto. E apriamo questa porta. Che c'è? Mentre Phoenix attraversava l'oltretomba, pensò ai suoi genitori. Stavano bene ad Argo? Erano stati trasformati anche loro? Phoenix non poteva... Che noia! Appare un enorme mostro! È gigantesco, ma Phoenix si mette a ridere! Brutta risata. Ehi. Vuoi ballare, eh? Oh, oh, è perfetto! L'adorabile mostro era davvero giocoso. Proprio quello di cui lei aveva bisogno per allontanare la mente dalle sue preoccupazioni. Era un dono degli dèi che avrebbe custodito per sempre nel suo grande ma vulnerabile cuore. Va bene, fai come vuoi. L'importante è che tu non mi faccia vomitare. Phoenix si preparò ad affrontare il mostro, che si lanciò all'attacco. No. Okay. Piano. Oh, perfetto. Allora, con questo siamo più rapidi e facciamo un 32 più... Aia! Facciamo 32 di attacco. 20-32. Invece con questo 28. Piano, piano, con calma. Aia. Olè. Piano. No. Forse è meglio con la spada. Ok. Siamo un po' più veloci. Non riusciamo proprio ad evitarlo sto attacco. Ok. Fatti avanti. No. Vabbè. Ok. Non so come abbiamo fatto, però. Olè. Olè. Vai, vai, con cattiveria. Con cattiveria. No. No, ce la facciamo pure senza cura, dai. Sì. Olè. Abbiamo un po' sbagliato qua e là, però. Piccolina, abbiamo così tanto di cui parlare. Chiunque o qualunque cosa tu sia, non mi fai paura. Ben detto. Ok, curiamoci un poco. Questa volta ci serve. Sì, non ce la siamo giocata benissimo questa partita, vabbè. Andiamo verso il terzo fulmine di Zeus. Un attimo, ci prendiamo un po' di stamina. Olè. Ah, prima prendiamo il vaso. Un momento. Quando il ladro ha detto che si trattava del vaso di Eolo, pensavo si parlasse di un vaso con sopra dipinto il dio del vento, non che fosse dentro. Questo affarino non può contenere il vento, è impossibile. Lo dici tu. Ok. Giara di Eolo ottenuta. Olè.
prendiamo il terzo fulmine. E anche questa è fatta. Olè. Eccoci di ritorno. Andiamo dal buon uomo biondo cleptomane. Dov'è? Dobbiamo salire le scale? Sì. Ci date qualcosa? A quanto pare no. Se Phoenix avesse guardato in cima alla torre dell'osservatorio, avrebbe visto il planetario. Il plane che, scusa? Descrive le orbite dei pianeti e... Va bene, lascia stare. Dicevo, mi raccomando, se il video vi piace, come anche l'altro precedente, mettete like e condividete. Supportate la nostra Phoenix verso la sua avventura. Ci affacciamo. Mossi, ok. Piano. Perfetto. Vieni, vieni. Magari se miri. Ok. Perfetto. Olè. Può venire qua più vicino. Così. Non così. Abbiamo perso la parentela con Robin Hood tutto ad un tratto. Olè. Bravissima. Perfetto. Però però, perché se cadevamo giù era un po' brutta la situazione. Raggiunto l'osservatorio. C'è qualcosa? Comunque mi sta piacendo veramente molto la grafica e diciamo questa parte iniziale del gioco. Devo dire la verità. Poi anche questa componente un po' scanzonata e diciamo si mescola bene anche con la grafica cartunosa del gioco. Vieni, vieni. Là. Perfetto. E dai, l'avevo presa stavolta. Aia, ci ha preso lei pure. Venga a terra. Signorina, venga a terra. Ah, c'è un'altra pure. Ok, una è andata. Venga pure lei. Un po' per ciascuno. Non fa male a nessuno. A turno vi uccido tutte. Perfetto. Olè. Il muro sta crollando. Sì. Chissà se c'è un modo per attraversarlo. Ecco, con le buone maniere si ottiene. Che cos'è sta cosa? Aia. Trasporta. Portiamo, dov'è che? Vabbè, per ora la lasciamo qua. Mentre Phoenix proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. La cosa non mi stupisce. Di testa prima siamo andati, comunque ecco a cosa servono le sfere. Se voglio trovare il pezzo di ala mancante, devo superare questa prova. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. O almeno così mi ha detto una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero, sì. Ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata. È leggermente vendicativo il nostro amico Zeus. Allora, ce la facciamo a saltare, benissimo. Questa va qua. Ok.
Mancano due. Una sta qui. Ecco. Vabbè, tanto lì non ci serve più nulla. Sì, questa va qua. Perfetto. E mo l'altra dovrebbe stare qui. Sì. Sì. Olè. Perfetto. Andiamo a mettere l'ultima pallina. Vai qua. Olè. Qua così? Tipo portal? Tipo portal. Ah no, è un'altra cosa. Perfetto. Benvenuto nell'Isola d'Oro. In ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possano gli dèi accettare la mia offerta e possa io rivederti, Icaro. Sono le ali del grande Dedalo. Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui. Tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato e il vaso di Eolo preso dal Tartaro. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Ok. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che Phoenix lo scoprirà. Prima o poi. Vabbè, a meno che non l'hai fatto, diciamo, sparire. Come la tua prima moglie, però. Vabbè, questo è solo vandalismo, non ci danno proprio niente. Peccato. Ah, lì c'è qualcosa. Anche qui c'è qualcosa. Ok, pure con l'ascia funziona. Cosa? Non capisco. No? Vabbè. Ci torneremo. Per ora andiamo a completare la missione. Olè. Una strada non la potevate fare. Apriamoci sempre prima lo scrigno. Olè. Ah, un nuovo pettorale. Andiamo a vedere che fa. Allora, questo più uno ai segmenti di salute. E poi, vabbè, forse si sbloccherà dopo. Più 40 stordimento. Invece questo che ci dà? Più uno segmento resistenza. E più uno segmento resistenza. Io sinceramente tra la resistenza e la salute mi terrei un po' la salute. Quindi rifiuto e vado avanti. Ecco, giovane cleptomane, ci dica. Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Eccole. Non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. Cos'è quello? Tu, il coglione di un ladro! Pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro? Te l'ho detto, sono malato! Stupido fattorino! Non meriti affatto la corona che ti è stata data!
Noi ti abbatteremo, Tifone! Come in passato! Noi? Noi? Non c'è nessun noi! Non più ormai! Phoenix! Ora! Apri le ali! Non riesco! Ora ti ho il pugno! Non puoi nascondermi per sempre! Va bene, dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era quel mostro? Tifone. Dici quel tifone? Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Quindi? Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene, basta che non ti avvicini troppo a Elio e che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare, in teoria. Mi hai letteralmente derubata e ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo, ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato. Un momento. Messaggero alato? No, impossibile, tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo, per favore, gli altri dei hanno bisogno di noi. Gli ho messo altri rubare. Dei? Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala degli dei. Detto questo, Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva davanti a lei. Un momento, era solo il prologo? Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. Sta per saltare. Zitto e ascolta. Il salto lo faremo la prossima volta. Direi che per questo video è tutto. Abbiamo finito il prologo di Immortal Phoenix Rising. Quindi grazie mille per la visione. Ripeto, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, così da supportare il canale e la serie. E vi ringrazio ancora per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.